oggi vi mostro questa borsa veramente stupenda per la particolarità del filato. Andiamo ad usare il soft mohair di cui già vi ho parlato nel video del 1° novembre. È un filato veramente molto molto morbido, molto elastico e con delle sfumature veramente particolari. Inoltre, la borsa con questo filato vi posso dire che è veramente super leggera. Io ho usato un totale di 80 grammi di filato, quindi con un solo gomitolo che è di 100 grammi andiamo a realizzare una borsa, compreso il nostro fiore che è opzionale. Anche di questo vi metto ovviamente nel box informazioni il link del tutorial. Il filato è della Filati Tre Sfere, quindi nel box informazioni trovate il link per acquistarlo, completo chiaramente di manici e di fondo. Io vado a foderare, vedete la mia borsa, perché io fodero sempre le borse, con questa tecnica. Ok, vi spiego anche nel tutorial più o meno se volete realizzare la stessa mia tecnica, il link insomma che dovete andare a vedere. Quindi la borsa, come vi ho spiegato, che le borse con la lana hanno questo pro, questa cosa favorevole di essere molto leggere, quindi compreso di fondo, di manici, di fodera e di filato, la borsa pesa 260 grammi, quindi una borsa che veramente è una piuma. Oltre al fatto che chiaramente io in abbinamento vi farò vedere anche sia una sciarpa ma anche un scialle, quindi possiamo, grazie al fatto che con la lana possiamo anche abbinare altri accessori, possiamo essere veramente insomma glamour se possiamo dire, o comunque alla moda a modo nostro. E detto questo, vi ricordo di attivare la campanella per le notifiche se non l'avete ancora fatto, mettere mi piace al tutorial e soprattutto di iscrivervi al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato YouTube, dove chiaramente potete farmi vedere i vostri lavori. Detto questo, passiamo al tutorial. Per il nostro tutorial ci occorrerà un fondo 30x10 con i manici, vedete, abbinati con i due fori e la lana mohair. Allora, io già vi ho spiegato le proprietà di questa lana che trovo veramente fantastica, ma non solo per la torsione, per l'elasticità, quindi per la praticità del lavoro, trovate proprio delle spiegazioni che vi ho dato nella premiere del 1° novembre, quindi dei lavori di novembre, vi vado a spiegare proprio questo tipo di lana e gli altri, insomma, che userò durante il mese di novembre. Ma è bellissimo anche il tipo di sfumatura, vedete, fa una sfumatura molto bella sia per le borse ma anche per i capi di abbigliamento, è veramente bellissima. Quindi vedrete poi con i lavori che farò queste sfumature come vanno piano piano a, ecco, sfumare e quindi lasciano queste varie tonalità, che in questo caso sono delle varie tonalità sfumate di rosa chiaro, beige, un po' di lilla, insomma, e quindi le vedete tutte sfumate nella lavorazione. Allora, questa lana ha il consiglio di utilizzo per l'uncinetto di 5,5. Per le borse noi lo andiamo a ridurre di parecchio, andiamo ad usare il 3,5, ok? Perché per le borse va sempre fatta una lavorazione più stretta, quindi più sostenuta. Iniziamo infilando il nostro fondo con l'uncinetto 3,5 nel centro. Prendiamo la nostra lana e ci agganciamo. Se usate un altro materiale, tenete conto che l'infilatura al fondo può variare, ok? Quindi io qui vado a fare la semplice, vedete, catenello maglia bassissima, entro nel prossimo e lavoro due maglie basse, quindi una e due, entro nel prossimo e lavoro altre due maglie basse. Ho lavorato due maglie basse nei due fori. Nel prossimo ne lavoro una. Adesso, nei prossimi due, lavoro due maglie basse, quindi una e due. Nel prossimo ancora, due maglie basse. Nel prossimo una. Quindi lavoro due maglie basse nei due fori. E nel terzo foro lavoro una sola maglia bassa, quindi ancora, vedete, qui ho una sola maglia bassa, nel prossimo due, nel secondo due,
e nel terzo 1. Infilando in questa maniera qui, io alla fine avrò delle maglie pari, quindi è importante, qualsiasi filato voi stiate utilizzando, e quindi dovete valutare le maglie che dovete mettere sul fondo, dovete avere delle maglie pari. Io adesso vado a proseguire infilando per i primi due fori 2 maglie basse, nel terzo una sola maglia bassa, e vado ad alternare così fino all'inizio della lavorazione. Quando arrivo, vedete, nell'ultimo punto che ho lavorato, io vado a contare i punti e fin qui ho 92 punti. Questo significa che se devo avere delle maglie pari, nell'ultimo punto devo lavorare 2 maglie basse, quindi una e due in questa maniera qui, e poi vado a chiudere a maglia bassissima, così. Ok? Quindi adesso io in questa maniera qui ho 94 punti sul mio fondo. Quindi adesso vado a lavorare delle maglie alte, quindi lavoro 1 e 2 catenelle. Allora io lavoro 2 catenelle affinché il lavoro sia più teso, ok? Filo sull'uncinetto, entro nel prossimo e lavoro una maglia alta. Allora, il prossimo, scusate, facciamo attenzione a non saltarlo, perché questo, vedete, è il punto dove ho la lavorazione, il prossimo è questo. Quindi 2, 3, 4 e lavoro le mie 94 maglie alte lavorando una maglia alta in ogni punto. Quindi in ogni punto andiamo a lavorare le nostre maglie alte. Fate attenzione qui a non saltare il punto, che sono così attaccati che sembra essere lo stesso punto, ok? Se no poi non vi trovate con le 94 maglie alte. Quindi io vado a proseguire, vedete, lavorando una maglia alta in ogni punto, fino ad arrivare ovviamente dove ho iniziato. Quindi andate a completare fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Lavoro, vedete, l'ultimo punto e qui ho le 2 catenelle iniziali. Allora, anche qui andiamo a contare. Quindi ho contato e ho 94 maglie, ok? Qui ho, vedete, 1 e 2 perché ho fatto solo 2 catenelle, entro all'interno e chiudo a maglia bassissima in questa maniera qui. Adesso di nuovo 1 e 2, filo sull'uncinetto e entro, vedete, nel prossimo punto, lavorando sempre delle maglie alte, quindi maglie alte in ogni punto. Adesso io vado a lavorare circa 3-4 righe di maglie alte, chiudendo sempre sulla seconda catenella. Quindi andiamo sempre a chiudere sulla seconda catenella, ma lavoriamo delle semplici maglie alte, vedete, in ogni punto, completando in totale 3-4 righe. Adesso non so se ne farò 3 o ne farò 4, vado a rendermi conto e poi vi dico quante righe ho realizzato. Quindi andate a proseguire chiudendo sempre a maglia bassissima sulla seconda catenella. Allora, come potete vedere, io ho proseguito e ho realizzato 1, 2, 3 e 4 righe che equivalgono ad un'altezza di circa 6 centimetri, quindi circa 6 centimetri. Adesso iniziamo la lavorazione che alterneremo per la lunghezza della nostra borsa. Adesso noi siamo così, lavoriamo sempre le 2 catenelle che sono la prima maglia alta, più un'altra catenella distanziatrice. Filo sull'uncinetto, saltiamo un punto, entriamo nel prossimo e lavoriamo una maglia alta. Una catenella, saltiamo una maglia alta, entriamo in quella dopo. E di nuovo una catenella. Filo sull'uncinetto, saltiamo una maglia ed entriamo in quella seguente. Di nuovo una catenella. Saltiamo una maglia alta, entriamo in quella dopo. E di nuovo una catenella. Quindi adesso vedete, andiamo a proseguire in questa maniera qui fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Arriviamo, vedete, nell'ultimo punto da lavorare. Se abbiamo lavorato correttamente, dobbiamo saltare, facciamo la nostra catenella.
saltiamo, vedete, la maglia alta e entriamo nella maglia alta, quindi nella seconda catenella, in questa maniera qui. Ed ecco che abbiamo terminato la lavorazione. Ovviamente il lavoro andrà un po' a stringersi, però adesso con la lavorazione delle maglie alte ritorna più ampio. Quindi adesso 1 e 2, lavoriamo sempre la prima maglia alta con 2 catenelle ed entriamo, vedete, nella catenella e lavoriamo una maglia alta. Filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia alta e lavoriamo una maglia alta. Di nuovo qui vedete abbiamo la catenella, entriamo nella catenella e lavoriamo una maglia alta. Quindi andiamo a fare un giro di maglie alte completo. Qui abbiamo la maglia alta e lavoriamo la maglia alta. Qui abbiamo, vedete, la catenella e lavoriamo sulla catenella una maglia alta. Quindi andiamo a lavorare una maglia alta sia sulla maglia alta che sulla catenella. Maglia alta, catenella, quindi maglia alta su tutti i punti fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Arriviamo, vedete, nell'ultimo punto che è una catenella, vedete, lavoriamo nella catenella, l'ultima maglia bassa alta per questa riga. Contiamo 1 e 2 e sulla seconda catenella chiudiamo a maglia bassissima in questa maniera qui. Adesso dobbiamo andare ad iniziare di nuovo la riga del punto traforato. Quindi adesso io per tutto il restante della borsa vado a lavorare dei giri di maglia a punto traforato e maglia alta. Quindi di nuovo 1, 2 che è la prima maglia alta, 3 che è la catenella, filo sull'uncinetto, salto questa maglia alta, entro nella prossima e lavoro una maglia alta, una catenella e di nuovo salto, vedete, il punto dopo entro nell'altro. Una catenella e di nuovo salto una maglia alta ed entro nell'altra. Una catenella e così via. Quindi andiamo a lavorare quest'altra riga fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Arriviamo, vedete, nell'ultima maglia alta da lavorare della riga. Una catenella, saltiamo una maglia di base. Qui abbiamo la maglia alta da 2 catenelle, quindi io entro nella seconda, vedete, catenella e chiudo la mia lavorazione. Adesso di nuovo 1 e 2 maglie alte, che in questo caso sarà solo la maglia alta senza catenella, entro nel primo punto che è una catenella distanziatrice e lavoro la maglia alta. Entro nel prossimo che è la maglia alta e vado quindi a completare, vedete, una maglia alta sulla catenella e una maglia alta sulla maglia alta, completando questa riga tutta maglia alta. Quindi ragazze, come potete vedere, io non devo fare altro che alternare dopo le quattro righe di maglia alta. Alterneremo sempre una riga di punto traforato, una riga di maglia alta, una riga di punto traforato, una riga di maglia alta. Quindi adesso vado a proseguire in questa maniera qui. Chiudiamo sempre a maglia bassissima sulla seconda catenella e poi vi dico quante righe ho realizzato e terminiamo insieme le rifiniture. Allora ragazzi, io ho proseguito. Io ho lavorato le prime quattro righe a maglia alta, poi ho lavorato 1, 2, 3, 4, 5 e 6 righe col punto traforato e 1, 2, 3, 4, 5 righe a maglia alta. Adesso noi dobbiamo andare a proseguire e lavorare le restanti 5 maglie alte, vedete, 5 righe di maglie alte. Quindi abbiamo iniziato con le 4, scusatemi, 4 righe di maglie alte e terminiamo con 4 righe di maglie alte. Quindi terminiamo, ovviamente, vedete, col punto traforato l'ultima riga e iniziamo a lavorare le nostre righe di maglia alta. Quindi adesso andiamo a proseguire e lavoriamo un totale di 4 righe a maglia alta. Quindi chiudiamo sempre sulla seconda catenella e lavoriamo in totale 4 righe di maglia alta.
Allora ragazzi, io ho proseguito, vedete, ho terminato con le quattro righe a maglia alta. Adesso vado a misurare, quindi dal fondo, così sollevo un po' la borsa e vi dico quanti centimetri più o meno sono. E sono 27 centimetri, quindi l'altezza totale della mia borsa è 27 centimetri. Ok, le righe che ho lavorato, già ve le ho dette, ricordate che le prime quattro sono a maglia alta, le ultime quattro a maglia alta, quindi inizio e termino alla stessa maniera. Adesso io per questa borsa vado ovviamente a inserire la fodera, però i manici li ho attaccati direttamente alla fodera perché non mi piaceva che si vedessero esternamente. Ovviamente, se volete fare la stessa cosa anche voi, io ho fatto vedere in una borsa come li vado a posizionare con delle viti che potete usare tranquillamente un giravite. Quindi io qua ho usato praticamente la macchinetta, vedete, quindi li ho fissati bene bene alla borsa. Io nel box informazioni vi metto come potete fissarli alla borsa con delle viti. Però tranquillamente, visto che questi manici hanno i fori, potete anche attaccarli direttamente alla borsa per chi insomma non volesse fare troppo lavoro, insomma in questo caso magari non è preparato, oppure gli piacciono magari i manici fatti dello stesso materiale della borsa. Io nel box informazioni vi metto sempre i link, sempre e comunque. Adesso vado a inserire la fodera. Quando andiamo, vedete, a inserire la fodera, è chiaro che la borsa prende una forma totalmente diversa, vedete, si mantiene rigida e la lavorazione si apprezza veramente tanto, vedete, la lavorazione viene proprio bella stesa. Io ho usato una fodera beige perché praticamente i fori volevo che si mantenessero, insomma, sobri al colore della lana. Però voi potete fare anche un contrasto, e se per esempio lavoriamo anche in tinta unita, possiamo tranquillamente sotto mettere un contrasto, quindi una fodera di contrasto. Adesso vado a cucire ai bordi. Allora, per i bordi, allora qui al centro ho messo la chiusura, ovviamente. Per i bordi, vedete, noi dobbiamo seguire sempre una linea guida, io ve lo dico in tutti i tutorial. Quindi decidiamo dove iniziare a cucire. In genere, se qui vedete ho la maglia alta, lascio giusto un bordino, quindi o tiro ancora un po' sopra o verso la metà. Quindi inizio a cucire, vedete, da questo bordino e vado a fare una cucitura con il filo di nylon tutta intorno. Allora ragazze, io vado a cominciare la mia cucitura, vedete, al centro dove ho la chiusura. Perché? Perché voglio praticamente che deve sempre combaciare la lavorazione. Possiamo anche mettere degli spilli se preferiamo. Io vado a iniziare, vedete, al centro, in questo caso ovviamente di fronte per farvi vedere meglio. Quindi sollevo, vedete, leggermente la lavorazione, mi fisso alla borsa in questa maniera qui con un nodino, quindi dietro io ho un nodino. Il filo di nylon che vado ad usare è di questo spessore, eccolo qua, 0,35. Adesso guardate, io seguo una linea guida. Qui ho, vedete, il nodino della maglia alta, quindi mi aggancio sottostante, vedete, al nodino della maglia alta e inizio a cucire così. Quindi un punto semplice, niente di complicato. E faccio in questa maniera qui per tutta la lavorazione. Potete ovviamente, come vi ho detto, mettere degli spillini se preferite, se pensate di non riuscire ad essere precisi. Però se vedete, non è per niente difficile. Perché andando a cucire sempre sullo stesso punto, vedete, il nostro bordo verrà lineare. Quindi adesso vado a proseguire. Allora, come potete vedere, io i manici in questo caso li ho messi all'interno perché nella borsa dove vi metto il link noterete che stanno qui, internamente qui. Allora, diciamo che sono opzionali, se non vi dà fastidio che si vedano internamente, altrimenti si possono mettere tra la borsa e la fodera. Vi faccio vedere questo particolare nella borsa che vi ho detto, quindi voi potete poi decidere come vi piace di più. La differenza tra questo metodo e l'altro è che praticamente non abbiamo nessuna difficoltà, vedete, per cucire la fodera. Quindi mentre nell'altro abbiamo praticamente il manico e quindi io devo salire anche sul manico di ecopelle, qui vedete non ho nessuna difficoltà. Devo semplicemente spostare un po' il manico e vado a cucire, vedete, alla borsa la fodera tranquillamente.
mentre se avessi messo i manici internamente qua, ovviamente c'è il bordo dei manici che ci impedisce. Io adesso vado a completare tutta la cucitura e poi vi faccio vedere il risultato. Allora ragazzi, io ho completato, vedete, la mia cucitura, quindi la nostra borsa sarà bella sia fuori che dentro, vedete, con dei rifinimenti, ok? Ora, a prescindere dai gusti, possiamo poi decidere se vogliamo anche rivestire il feltro. Anche per questo io ho realizzato un tutorial, ok? Quindi voi potete andare ovviamente a vedere sia il tutorial della fodera, come rivestirla, se fare questa qua con il fondo o quella a pannelli, insomma ho fatto un po' di fodere proprio per facilitarvi. Al centro, vedete, abbiamo messo il bottone magnetico ed ecco che la nostra borsa, vedete, è proprio bella. Quindi sia di qua che di qua avrà la stessa forma, quindi basta decidere. Possiamo ovviamente andare anche a decorare con un fiore se ci piace, io non so, sono indecisa, può darsi che la lasci così perché insomma già ha queste sfumature molto belle, insomma poi decidete. Io spero che il tutorial vi sia piaciuto, se è così mettete un mi piace al canale, se non avete ancora attivato la campanella per le notifiche fatelo, così ogni volta che io pubblico un video vi arriva la notifica. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo.